gorilla. Un gorilla? Sono Emma Manca, sarei l'avvocato della controparte. Signor giudice, lo guardi. 3 figli, una moglie e una smart, ho detto tutto. Se vinco mi firmi il divorzio. Allora, l'idea del gorilla viene da una sentenza americana che riconosce al gorilla lo status di persona non umana. Mi interessava questa definizione. Anche a me, per questo. Che è una definizione, alla fine il gorilla si rivela quasi il più umano, no, tra i personaggi in scena. Ed è una definizione che si può applicare comunque alle persone, molte persone, soprattutto in questo periodo storico. Sì, infatti il gorilla rappresenta un pochino la nostra parte, sia istintualità, animalità, ma un'animalità intesa in un senso superiore, quindi forse in un modo come se l'umanità fosse parte dell'animalità e viceversa. Questa è un po' la riflessione, tra virgolette, che c'è in un film per le famiglie e soprattutto per i giovanissimi, per i bambini. Però è chiaro che non è tanto e soltanto un rapporto a una favola animalista, ma più che altro io mi interessava raccontare la crisi di una famiglia contemporanea, la difficoltà di ricorrere a quello che è in effetti forse l'ingrediente più potente di ciascuno di noi, che è appunto l'istinto. E quindi se questo a livello di nucleo familiare probabilmente può essere la salvezza, in questo film lo è. E si parla, in realtà il gorilla è un viatico anche per parlare di accoglienza. Sì. E il personaggio più accogliente insieme poi a quello di Lillo, mi sembra, e anche il tuo, Diana, mi sembra uno dei personaggi più, nella sua semplicità, nella sua dolcezza. Alla fine mi sembra il personaggio che accoglie di più quella istintualità, umanità di cui si fa carico il gorilla. Certo, ma se fosse stato per me nel film, ovviamente, da personaggio del film... ma soprattutto avrei fatto in modo che Frank non portasse il gorilla a casa, perché io proprio, cioè, nel mio ci tengo al fatto che l'animale poi possa stare bene, no? Quindi sì, lei è dolce, lei è materna, è animalista e quindi non è d'accordo su niente di quello che faceva Frank all'inizio. Poi dopo ovviamente sì, insomma, anch'io mi adeguo perché io amo Frank, sono segretamente innamorata di lui e quindi lo assecondo. Però sì, effettivamente. Cristiana, invece la tua è una donna divisa tra questi uomini, uno eterno Peter Pan, l'altro forse eccessivamente perfetto o apprezzivo, tant'è che a un certo punto dici gli uomini non ho ancora capito a cosa servono, dicono che servono a qualcosa ma non ho ancora capito a cosa. Sì, l'eterna ricerca di questo personaggio che rappresenta la mamma media italiana con tutte le ansie, le apprensioni, il senso di responsabilità che non riesce a condividere con questo marito che è rimasto figlio pur diventando padre, quindi come dici tu si avvicina all'ipotesi di un marito perfetto, quindi nel cercare di ottenere il divorzio da Frank Matano si avvicina alla meta che è quella di sposare Francesco Scianna. Poi arriva il gorilla che rimescola le carte e richiama un po' tutti alla semplicità, all'immediatezza dell'agire secondo istinto. E quindi poi si riapre questo sentimento che di fatto non era mai finito, per cui poi questa famiglia, dall'iniziale pericolo che rappresenta il gorilla, invece proprio grazie al gorilla, quindi è un attenti al gorilla, ma grazie al gorilla si rimette insieme. Perché alla fine ognuno dei personaggi riscopre una istintualità di fondo, deve fare i conti comunque con questa istintualità. La domanda lunga, in qualche modo questo gorilla è un'immagine speculare al Benito Mussolini di Sono Tornato? Sicuramente, diciamo, quello era un gorilla, anche se ho avuto pure critiche che in qualche modo fui abbastanza tollerante rispetto a quel gorilla, ma in realtà volevo mostrare assolutamente il contrario. Molti ovviamente hanno capito il messaggio. Credo che questo gorilla sia in effetti la cosa almeno che a me piace molto di questo film, che è mascherato da favola per bambini, ma un messaggio politicamente, non soltanto politicamente, ma proprio ideologicamente molto interessante, che è quello appunto che
pensiamo poco, ma in un mondo tecnologico, sia a livello di gruppo familiare, sia a livello di gruppo sociale, magari riscoprire la diversità, a farlo in modo diverso, attraverso una metafora di qualcosa di così ingombrante come questo animale domestico, è molto importante, addirittura per la famiglia. Istinto significa in qualche modo non far crescere le proprie paure, quindi accogliere un po' il gorilla che, e farlo uscire, che ciascuno c'ha dentro, i grassi in particolare. Invece è vero, il fulcro del film è un po' la famiglia che si ricompone attorno a questo animale tra virgolette domestico, no? Cosa ci vuole invece per ricomporre il nostro paese? Per quanto mi riguarda, chiaramente sono domande molto difficili, diventa molto superficiali e tutto quanto, però per quanto riguarda in effetti una domanda e una risposta da artisti, un'attenzione anche a quello che non è necessariamente l'economico, può essere, quindi parliamo di studio, parliamo di cultura, parliamo in qualche modo di istruzione superiore, non soltanto, può essere anche un punto di vista per poter parlare di questo paese. Che mondo si trova davanti questo gorilla? Salerno. Si trova davanti una famiglia bizzarra. Addirittura ad un certo punto il gorilla dice: ma con tutti i pericoli che voi mettete, siete ancora vivi, ancora non vi siete estinti. Quindi si trova di fronte ad una... è sorpreso, perché attraverso i propri valori cerca di analizzare questa famiglia, e quello che viene fuori è una considerazione di un'umanità buffa, nella migliore delle ipotesi. La peggiore... La peggiore, ma... Sono degli esseri umani probabilmente più animali di lui. Sì. In senso negativo questa volta. Nel senso negativo, certo, certo. Quindi l'assenza forse dell'istinto è forse più viene dall'Inghilterra. Ho fatto scuola inglese. No, forse la prevaricazione di invece un po' più di cinismo, cattiveria invece dell'essere umano, che è assolutamente ragionata. Invece il prevalere della cattiveria razionale. Mi guardavo negli occhi, mi prendevo dei pugni e mi va bene così. Io voglio restare con te. E il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa.